Ve l'avevo promesso, bestiacce. Cazzarola, l'ho fatto. Ho preso qualcosa di familiare e amabile come Minecraft, qualcosa di family friendly, l'ho preso, l'ho dilaniato, gli ho filato dentro 49 mod e l'ho trasformato in un gioco horror. Quindi, bestiacce, stasera, appunto, vi invito a fare quello che diceva Cristo. Veniate a me, o bimbi, perché stasera portate i bambini davanti al monitor, fatelo, perché stasera è una live per tutta la famiglia. È una live per tutta la famiglia, ci si diverte tantissimo. Non accadrà nulla di male ai nostri cuoricini, assolutamente. Bestiacce, incredibile ma vero, erano, ma non lo so, da quando abbiamo iniziato, sia 5 anni fa, che in realtà non sono passati 5 anni, ma Andrea continua a dire che sono passati 5 anni, ma sti cazzi. 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, da quando è nato internet, che noi volevamo fare questa cosa. Volevamo giocare a Minecraft su Twitch. Incredibile. Non l'abbiamo mai fatto perché, beh, è Minecraft. Infatti, però, abbiamo detto, senti, sai che c'è? Lo facciamo la nostra versione, ecco, horror, perché secondo me ci sta qualsiasi cosa che contempla l'orrore e diventa matura, diventa bella, sboccia nel suo più grande splendore, perché la sensazione, l'emozione più bella che si possa provare è la paura. Quindi, bestiacce, stasera ci siamo. I blocchi, sì, i blocchi. Perché, tra l'altro la lastra del mio microfono si sta rompendo, ma questi non sono dettagli che vi interessano. Quindi, bestiacce, mettetevi comodi, perché stasera appunto si gode e si gode tutti insieme. Una sorta di piccola orgia sensoriale. Mi raccomando, Minecraft horror, sì. Horror, esatto. Non si pronunciano le vocali. Quindi, sostanzialmente, quello che abbiamo fatto è un po' quello che fanno i pescatori pugliesi. Abbiamo preso Minecraft, abbiamo ribaltato la testa ed estratto il cervello, un po' come fanno appunto i pescatori pugliesi con i polpi, così proprio a crudo, senza neanche pensarci. Due colpi sullo scoglio e via. È meraviglioso, meraviglioso. E accadrà lo stesso al vostro cervello. Ovviamente, io vi metto le mani avanti per non mettervele in faccia. Voglio assolutamente frasi del tipo Dino no, non ce la faccio, è troppo, non mi interessa. Quello che state per vedere è qualcosa che potrebbe sconvolgervi, quindi dato che potrebbe sconvolgervi vi invito a riflettere, fate molta attenzione. Alcuni non ce l'hanno fatta nella precedente versione, quando ci abbiamo provato la prima volta, abbiamo portato Minecraft, ben 35 persone sono sparite dalla chat, non si capisce per quale motivo, chissà cosa gli è capitato, potrebbe essere saltato internet. Sì, potrebbe anche essergli saltata la casa. Nessuno lo può sapere, quindi mi raccomando, fate attenzione. Addirittura, sì. Io vi ho avvisato, ragazzi, vi ho avvisato. Però, prima di buttarci in questa impresa, ovviamente, vi ricordo il nostro sponsor che è Instant Gaming. Se volete giochi al 90% di sconto, tipo Minecraft, vabbè, in realtà è gratuito sull'Xbox, lasciamo perdere. Comunque, se volete i giochi al 90% di sconto, sia indie che non, c'è il nostro link, c'è il comando Instant Gaming e potete comprarvi quel cazzo che volete. Usate il nostro link perché altrimenti i creeper vi vengono a prendere a casa. Ecco. E niente, poi altra cosa, ragazzi, altra notizia fondamentale, ci stiamo avvicinando all'esplorazione Irl notturna. E io non vorrei potervi dire, abbiamo trovato una location, ragazzi. Ci siamo, c'è un posto che vi dico solo che è maledetto e noi vogliamo andarci, vogliamo fare un'esplorazione notturna lì, faremo una live in questo luogo oscuro. A breve, se tutto va bene, su Instagram vi facciamo vedere delle immagini di questo posto. È qualcosa che non ha mai visto, visitato nessuno, quindi preparatevi. Ed è un posto abbandonato dove ci facevano esperimenti. Basta, io non dico nient'altro, quindi preparatevi, ragazzi, ci stiamo avvicinando a una nuova era dell'intrattenimento su internet. Ora, detto ciò, Tigidino, via, sigla, dai, partiamo. Abbiamo troppi soldi e non sappiamo che cosa farcene. Queste sono le parole degli sviluppatori di Palworld. Incredibile ma vero, non sanno che cosa fare con tutti quei profitti. Troppi soldi da gestire per uno studio così piccolo e indipendente. Quindi giustamente a questo punto i fan sfegatati della serie Palworld dicono dateceli a noi. Quindi inviato un'email, l'indirizzo è scritto qua, e mi raccomando scrivete dateceli a noi. Tanto voglio dire, che male c'è, condividete. 6,7 milioni fatti nella prima settimana.
Buono. E successivamente, altre notizie che potrebbero sconvolgerci. Ebbene, l'amabile protagonista di Squid Game, che sapete essere tutti il vecchietto, ve lo ricordate? Ve lo ricordate quel personaggio di Squid Game? Avete presente Squid Game, no? Che c'era il vecchietto, quello che tutti quanti adoravano. Dai, ovvio, sì? Lui, il personaggio, proprio il diciamo, che poi quello che il twistone che poi lui è il... Non posso dirlo perché altrimenti... Sì, figo? Perfetto, perfetto. È colpevole di assalto sessuale. Incredibile. Cioè, non sto ridendo per questo. Cioè, ti crollano i miti, capisci? Chi l'avrebbe mai detto? Ecco, questa faccia è la faccia di un sexual offender. Quindi, sostanzialmente, chissà cosa potrebbe accadere. Probabilmente non lo vedremo nella stagione 2. Chi lo sa, chi lo sa. Sarà la Corea a decidere, il nostro tanto amato impero. Come assalto sessuale? Sì, un assalto sessuale, proprio si è gettato, si è buttato tutto dentro. Quindi sostanzialmente è vecchio trombone. E quindi in sostanza ecco quello che è accaduto. Sono notizie che io sono costretto a riportare per contratto, quindi per favore, per favore. Detto ciò, altra notizia sconvolgente, Invincible si becca 8 nella recensione della quinta puntata, cioè hanno recensito la quinta puntata, le altre chi se ne frega, io manco sapevo fossero uscite, Invincible si becca 8, quindi a sto punto devo vederlo, che dite? Peccato che di Invincible cos'è che non mi piace? Le animazioni, Dio santo, è uno dei cartoni animati, diciamole le cose come stanno, fatte peggio che abbia mai visto in vita mia. Cioè, è di un qualcosa che è angoscioso. Mi piace un casino la storia, ma non sopporto le animazioni. Non sopporto le animazioni di sto cazzo. Dai, non è male? Certo, dai, non è male. Va bene, continuiamo a esasperare la merda. Poi, successivamente, altra notizia che potrebbe far vibrare le vostre gonadi. No, questa chi se ne frega, sempre il diver, si è rotto le balle. Il nostro caro Lando in Star Wars ci dice, l'attore che ha interpretato Star Wars, dice che potrebbe ritornare a Star Wars per A Lot of Money. Beh, non mi interessa, non me ne frego un cazzo né di Star Wars né di Lando né di niente riguardante ormai l'universo che fa così. Non me ne frega più un cazzo perché tanto ormai, voglio dire, è una merda. Ma proprio oggettivamente parlando, detto ciò, incredibile, sì, che palle Star Wars, esatto, sigla. Oh. E non erano tante le notizie stasera, ragazzi, ma erano notizie. Quindi io direi di partire con la nostra giocata. Vi spiegherò anche un pochino come abbiamo fatto a fare quello che ho fatto. Datemi un attimo di tempo, eccoci qua. Ci siamo operativi, credo. Datemi un secondo che sto facendo cose che voi non dovreste vedere. Eccoci. Wailat. Perfetto, buono. Allora, sostanzialmente, per chi si stesse chiedendo come si fa a moddare Minecraft, è semplice, occorre essere dei bambini dagli 8 ai 10 anni. Se non si rientra in quel range di età, o si supera o si è sotto, è impossibile moddare Minecraft. A quel punto serviranno per forza dei tutorial di qualche universitario informatico in grado di spiegarti come scaricare tutti e 5 i programmi e tutte le 7 versioni di Java necessarie per far partire una semplice mod, dal cambio appunto del gioco anche al cambio estetico di esso, quindi non solo del texture pack ma tutto il resto. Quindi mi raccomando, se non entrate in quell'età lì voi non potrete modificare il gioco. Io per farlo appunto mi sono dovuto sottoporre a una modifica del corpo, dove attraverso una capsula di spazio e di tempo ho ridotto parte del mio corpo. Ovviamente voi non lo vedete, la parte sotto da adesso, dall'ombelico in giù, sono un bambino di 10 anni. Anzi, un bambino di 5, perché ho ridotto ulteriormente per sicurezza, quindi fondiamo sopra e sotto una media del 10. Quindi sostanzialmente questo è ciò che ho dovuto fare. Mi dispiace ragazzi, sono un bambino dentro. Quindi sostanzialmente cosa abbiamo fatto? Io e il maestro stamattina dalle
11 fino a l'una a cercare di capire come cazzo moddare il gioco e poi alla fine, dopo che lui ha detto è impossibile, non si può, un minuto successivo ce l'ho fatta. Sono arrivato qua in quella che si chiama un pacchetto di mod che si chiama Cave Horror Project, che forse alcuni di voi lo conoscono se non hanno un cazzo da fare, che sostanzialmente va ad aggiungere 50 mod al gioco Minecraft. Quindi senza ulteriori indugi iniziamo a giocare questa versione saturata di Minecraft, versione horror. Va bene? Va bene? Dilemma amletico. Sì, vi saluto dopo, ragazzi. Vi saluto dopo. Allora, fammi partire. Qua, già, ci sono 7 qua. Cioè... Ma un tempo Minecraft era una cagata. Io schiacciavi un tasto e partiva il gioco. Un gioco semplice, con i cubi e le pecore che facevano... ed erano fatte a forma di cubi. Adesso no, cazzo. Adesso è un delirio. Ci sono 7 launcher differenti, 16.000 versioni, 15 menu da aprire. Ma per quale cazzo di motivo? Perché vi complicate la vita così? Oh, vediamo se parte. Vediamo se parte. Vediamo se parte. Vediamo se parte. Sta partendo o no? Non va. Sta andando? Sta andando, aspetta però che devo vedere se OBS si decide bene. OBS, sta andando, incredibile. Allora, qua ci siamo, però aspetta un attimo che devo vedere se sta funzionando l'altro. Sì, sta andando, buono, 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 buono. Diamoci da fare, giocatore singolo, questo era il mondo di prova che ho fatto, elimina, addio. Ragazzi, non vedevo l'ora di giocare nei panni di Steve, il nostro caro amato, crea un nuovo mondo. Modalità... Potrei fare estrema, perché sarei un pazzo. Modalità sopravvivenza bloccata in difficoltà difficile. Se muori, non puoi più rinascere. Però spetta a voi decidere cosa volete fare. Volete fare la versione estrema o la versione classica? La versione estrema è un po' come la vita. Normal? Coca-Cola Light? Cosa volete? Classica? Facciamo sopravvivenza. Minchia, siete dei caca sotto. Quindi chiamiamo a sto punto questo mondo caca sotto. Anzi, con la K. Caca sotto. Non so perché ha un che di giapponese. Caca sotto. Crea nuovo mondo. Via. Comandi no. Beh, dimmi tu se posso giocare. Partiamo. Ah, state votando? Che cosa state votando? Andrea, ormai è andata. Ormai è andata. Classica. Ma che è sta votazione? Ma io non lo so. Ah, signori miei. Signori miei. Quanto ci vuole? Tanto. Mi raccomando RTX, Dino. RTX on. Non c'è l'RTX. Ma chi se ne frega dell'RTX? Questo è Minecraft. È bello così com'è. C'è? No, c'è il cazzo. No, moddato non c'è. C'è. No, non c'è. È inutile che scrivete c'è. Dai, veloce. Madonna mia. Ingresso nel mondo. Questo è uno dei giochi più pesanti dal punto di vista... Guarda. C'è l'audio? No, perché aspetta, l'avevo tolto, aspetta. Audio. Ah no, volume generale, sì, musica. C'è tutto. Ok, minchia. Adesso svengo. Allora, io non mi ricordo manco più i tasti. Ed ecco che è proprio così che si presenta il nostro gioco. Guardate che roba. Guardate che cazzo di roba. Questo non è un Minecraft. Non è! Che? Oh! Ma che cacchio è sta roba? Bacche dolci? Ma va a cagare! Figa, sono saltato! Da quando? Allora, io non ho giocato a Minecraft, non gioco a Minecraft dall'alba dei tempi, quindi da quando hanno messo la mod per la giungla, cioè giusto per fare la patch per la giungla, giusto per farvi capire. Quindi io non ho... Oh, un coniglietto, un bunny. Bestia effimera. Allora, io direi di iniziare a capire e muoverci in quello che è il mondo di gioco. Ci serve del legno, ci serve del legno. Non vi dico le bestie che andremo a trovare in questa versione horror di Minecraft, perché è veramente inutile. Però qua vedo questi tronchi cavi. Intanto che il nostro jazzista di fiducia ci regala una delle sue cover migliori. Un fungo, posso mangiarli i funghi? No, posso piantarli, vabbè, è una stronzata, è una stronzata. Vado con questo legno, ragazzi, tra l'altro sono sempre stato un po' rude, ecco, con gli alberi. Mi ricordo che fin da piccolo sempre li ho presi a pugni, quindi è sempre stato per me Minecraft. Mi sa che sei Alex? Eh? La tipa? Possibile? Sì, sono Alex, eccoci qua. Cos'è? L'hai capito dalla sinuosa forma della mia ombra? Complimenti, avete occhio. Maniaci del cazzo. Cos'è l'oggetto nel primo slot? È questa cassetta safety instruction. Ci spiega come dobbiamo fare per sopravvivere nel mondo. Il problema è che non so come ascoltarla. Perché? Perché non sapevo manco che in Minecraft ci fossero le cassette da ascoltare.
Quindi sti cazzi. Quando troveremo un registro... Che cazzo è stato? Ma cosa cazzo è stato? Ma cosa cazzo è stato? Ah, TikTok! Dio buono, che infarto! Ma va a cagare, adesso disattivo tutte le notifiche. Ma siamo fuori di testa. Ma Dio santo. Questo cos'è? Tra tronco morto. Buono, bello il legno morto, mi piace. Allora, facciamoci un po' di... Prepariamoci, ragazzi. Col tronco morto posso fare... Posso creare la vita, il banco di lavoro. Di lavoro. Forzato, ovviamente. L'auto è un po' altino, adesso abbasso la musica. Facciamo un bel piccone. Sentite che musica proprio speranzosa. Facciamoci una bella spadina. Ovviamente ogni riferimento a persone, oggetti è casuale. Eccoci qua. E ci facciamo anche, perché no, una shovel. Che è una delle cose più inutili del gioco. Però la faccio perché non si sa mai. Eccoci qua. L'ordine prima di tutto. Buono. Ah no, ma sai cosa non mi sono fatto? Un'ascia. Un'ascia. Cazzarola. Come si fa l'ascia? Chi se lo ricorda? Così? Così. Toh. Ma mi ricordo tutto. Allucinante. Bassiamo il volume perché mi sto per mettere a piangere. Tanto anche qua ho modificato le musiche, ma le ha messe... Cioè non lo so, fanno un po' schifo sinceramente. Preferivo la semplicità che era una volta Minecraft. È tutto uguale a prima, non è cambiato un cazzo. E ora muori, banco da lavoro. Il tuo sacrificio verrà contato. Sono bravissimo, lo so ragazzi, grazie, grazie. Sono preparato... Ma sono anni che sto aspettando di giocare a Minecraft su Twitch. Voi non avete idea. Cos'è quello? Un ponte? Sembra figo. Però sta musica non mi dà di horror, mi dà di... Cioè, non mi... Capito? Questa è acqua? Madonna, ma com'è fatta? Ma era così l'acqua su Minecraft? Deve essere una texture pack. Attenzione, Dino on Ice. Che meraviglia, ragazzi. Che meraviglia. Skyrim, sì, uguale proprio. È un ponte. Ma che figo. Bellissimo. La tundra. Porca puttana. C'è un calabrone gigante, ragazzi. No, aspetta che vado giù. Ok, mi servi del cibo, effettivamente. Alla Bear Grylls, devo... Ma ehi, no. No, ehi. Sta buono. Porca... Che cazzo è? Ma vado a fuoco. No, no. Brucia. No, 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 no. Che suono fa? Sto Ah, il suono. Ma che è? Sembra una... Dei peti. Fire, light, dust. Beh, ce l'abbiamo. Ma quello era un calabrone di fuoco? Partiamo alla grande. Ce n'è un altro là. È la loro casa? È la loro dimora? Qua c'è del legno. Buttiamolo giù. Dallo a me. Ma esiste... Allora, ditemi... Ragazzi, io non sono esperto, quindi fatemi sapere se queste cose sono della mod o sono semplicemente dei mostri che presenti nel gioco, perché non lo so. No, con l'ascia di legno? Ma che cazzo vuoi da me? È mod, ok, perfetto. Tu dimmi, io ho scaricato roba, non so neanche se... Questo è un pozzo, con della lava. Ma io volevo bere. No, stai calmo. Buono. Mani in alto. Tu e le tue sei mani. Dai. Perisci. Avanti. Ok. Che materiale è questo? Marmo? Mi piace, la voglio così la cucina. Allora, sarebbe sensato... Eccoci. Minchia, che idea del cazzo, malsana. Non vedo nulla. È una pessima idea stare al buio. No, i suoni no. Dino Defender ha compiuto il progresso di età della pietra. Ho vinto. Notare che non ho cibo, eh. Io volevo solo un po' di... No, mi sto già cagando addosso. Ma Minecraft è già horror di suo, diciamoci la verità. Non si vede un cazzo. Ehi là? Ehi là? È buio pesto, però. Non vedo nulla. Non mi piace. Io me ne vado. No. E le torce? E come cazzo le faccio le torce? Un attimo, mi serve... Serve del legname. Come faccio a fare le torce? A proposito. Credo mi serva il famigerato...
Non mi viene il nome. Ah, c'era un coniglio di là. Andiamo ad ammazzarlo. Lo spenno così mi prendo un po' di cibo. Mi serve il carbone. Se no, come faccio? Il carbone. Già. Dino, c'è una faccia in cielo. Vabbè, la fantasia, eh. Poi vabbè, ognuno nelle nuvole vede un po' quel cazzo che gli pare. C'è un cane, ho sentito un cane abbaiare. Ah, c'è un lupetto lì. Cibo. Non mi attacchi? Potrebbe essere il nostro fedele compagno. Cazzo, ricreo io sono leggenda. Come faccio a nutrirlo? Vuoi un coniglio? Aspetta, te lo porto. Sto sentendo dei suoni che non sono naturali. Non colpirlo. Non l'ho fatto, ragazzi, tranquilli. Non sia mai che urto la vostra sensibilità uccidendo dei pixel. Non vorrei. Ah, c'è una grotta anche qua, tra l'altro. Allora, qui c'era un coniglio. Dov'è? Dove sta? Che posto di merda dove spawnare? No, però. Ma c'è l'acqua sotto? Sì, c'è dell'acqua. Non vedo nulla, ma un po' di carbone qua? Un po' di fibra? Non c'è niente qui. Ok, qui è dove siamo spawnati. Lo sento. Basta! Posso mangiarle ste robe perlomeno? Bacca dolce, fa vedere. No, non posso mangiare. Ma come cazzo si... Ma non posso fare nulla in sto gioco. Non mi pungere. L'audio è troppo alto. Quando sarà il momento propizio mi prenderò uno di quei jumpscare. Ok, allora. Là, su quell'altura, un altro lupo. Ma che è? Ma no, sono volpi. Ah, sono volpi artiche. Vabbè, sono in via di estinzione, ragazzi. Quindi a sto punto faccio il lavoro di Dio. Dai, su. Basta che mi dai del cibo. Va tu... Ha cacato un uovo. Io non lo capirò mai sto gioco, l'hanno cambiato completamente. Sono rarissime? Ne ho beccate tre in 10 metri di spazio, dai, su. Non mi sembrano così rare. Che fermi. Ok. Altra volpe artica. Toh, sono rarissime. Guarda, ce n'è un'altra lì. Allora, qua sembra... non ha molto senso sto posto. Quello è un deserto di roccia? Buono. Buono. Allora, ci abbiamo su tutto quanto. Mi faccio una bella fornace. Il problema è che quando arriverà la notte. Io so che di notte qualcosa ci insegue. E non parlo dei semplici mostri di Minecraft. Parlo di cose abbastanza inquietanti. Quindi io direi di costruirci un piccolo avamposto momentaneo. Mio Dio, c'è un canyon e un orso bruno. Cos'è sto suono? C'è un canyon là dentro. Potrebbe essere la nostra... Ah no, sentivo un suono, ero un motociclista fuori dalla finestra. Allora, quindi direi di costruirci il prima possibile intanto una bella fornace, che non era così che si fa. Che sto facendo? Ragazzi, dovete avere pietà. Dovete avere pietà di me. Della mia anima. Allora, costruisco... Che cazzo? È quella la faccia di... Sta arrivando la notte. Allora, veloce. Muoviti, veloce. Che sto facendo? Ragazzi, quello che sto facendo, sto sopravvivendo. Veloce, muoviti. No, veloce. Ok. Allora, con calma, con calma. Buttaci dentro dei tocchi di... questo va benissimo. Cucinami il pollo, già che ci sei. E il carbone, mi serve tanto carbone. Usa il tasto destro per mangiare. Lo sto usando, ma l'ho premuto prima il tasto destro, non mi faceva mangiare. Quindi le bacche le posso mangiare? Ma non ha senso. No. Allora, qua si sta facendo già inquietante la situazione. E io mi scavo un buco in terra. Non... Dio santo! Ma è buio pesto! Avanti, questo, dammi qua. Non mi piace. Sono da solo poi. Cos'è che mi rallenta? È la neve che mi rallenta? No. Che è stato? No. Veloce, dammi il carbone e facciamoci ste cazzo di torce. Su. Quante me ne fa fare? 4. Solo 4? Bene. Allora, non so se sia una bella idea mettere qua delle torce, però... Che è? No, cos'è quello? Cosa cazzo mi fissa lì? Ah! Dio santo!
No, 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 oh, ho paura, ragazzi, ho paura, ho i brividi, ho paura, le torce, le ho già messe tutte e quattro. Cos'è quello? Ci sono degli occhi, ok, potrebbe essere un semplice ragno, per adesso ho una volpe con me, non ho paura di usarla, per adesso ci siamo, allora con calma, adesso io vado a mettere un po' di legno qua dentro, facciamo finta di nulla. Facciamo finta di nulla. Aiutalo. Che cazzo è stato? Cosa mi ha colpito? No, aspetta! Aspetta! Fermo! No! Aspetta! Colpi! Volpe! Fermo! Da capo? Non vedo niente! Non vedo niente! Ok. Ok. È più difficile del previsto, ragazzi. Forse la cosa più sensata è nascondersi da qualche parte, in qualche buco. Che suoni sono? Cos'è stato? Basta, basta, basta! Sto perdendo vita per dei rovi! Okay, ok, allora questo è cibo. Perché c'è una piuma? Ho una piuma in mano. Mangia. Ah, non potevo mangiare perché ero full di fame prima. Ok, ok. Allora, con calma, adesso mi oriento. Adesso mi oriento. Che cosa sto combinando? Io non lo so. Ma scusami, ma... vabbè. Ok, questa è digestione da stress. Non mi piace. Sembra però abbastanza inquietante ma pacifico questo posto. Ok, si sta... Non mi giro, io non mi giro. Io faccio finta di niente. Non mi... No, 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 no. Io ho già paura così con Minecraft normale. La neve. Aspetta. No, 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 no. Che diavolo? Oddio! Cos'è? È enorme! Cos'è? No! Vai nell'acqua! Cadi nell'acqua! L'aiuto! Ok, c'è un ragno. Non... Ho rigurgitato del catarro, perdonatemi. Ok, attenzione, è diventato... È diventato Game of Thrones. Basta! Basta! Aiuto! Affonda! Annega! Vabbè, ma allora, porca troia! Non posso giocare di notte, ragazzi, è impossibile. Aia, è impossibile. Aia, aia, aia. No, 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 no. Che? Che? Ci sono degli occhi. Ci sono degli occhi. Degli occhi bianchi che mi spiano nella notte. Non mi giro. Corri. Corri. Trova un buco e muorici. Qua. 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 Il tuo posto sicuro. Il tuo posto sicuro. Non ti possono fare del male. Vaffanculo. Oddio. Sono dentro un albero in questo momento. Lo so che voi non vedete nulla, ma sono dentro un albero. Tronco di pino. È il secondo nome di mio nonno. La pioggia? Le lacrime. Allora, se io lascio tutto qua, momentaneamente, dovrei... Se distruggo l'ultimo tronco, credo che venga giù tutta la fronda dell'albero. Quindi non lo farò. Sopravviviamo con ciò che la natura mi ha dato. Che è stato? Che cazzo è? Sta venendo giù la fronda dell'albero. Oh! Che cazzo è? Quanto è alto? Lo sto colpendo a pugni, se lo ammazzo a pugni. Muori! Non so se gli sto facendo da... Cosa diavolo è? Ma quanto è alto?
Basta, per favore. No, 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 tappa, chiudi, no, fermo. Cristo, Cristo, saltano, da quando saltano? Basta. È diventato uno scheletro. Che succede? Ma cos'è? Un moscone? Ma ha ucciso un moscone? Un tafano dello zucchero? Allora, ragazzi, la notte non è il momento in cui risplendo di più, a quanto pare. E quindi vabbè, ma dove mi ha messo? In cima al monte? Ero sopra un albero, era perfetto. Non vedo un cazzo. Quando è buio pesto. Punteggio 0. Va bene, mi scavo una buca. Basta! Corri! Corri, Cristo, corri! Corri, corri! Sabbia! Ok. No, no! Sto ammazzando! Mi sto ammazzando! Fermi! Questa è sabbia. Che è stato? Che è stato? Ok, è una volpe. È una semplice volpe. Ma basta sta sabbia di merda! Ok, ok. Oh! Allora, ragazzi, ora, in questo preciso istante, dovremo all'incirca attendere non so quanto tempo, però abbiamo delle bacche dolci con noi nel nostro inventario. Certo, non si vede un H, però direi che... allora, aspetta. Ok, bene, adesso io però non so dove è il sopra e dove è il sotto. Ok, questo è il sopra, perfetto. Adesso, se io scavo dritto, teoricamente dovrei avere una finestra. Perché mi piacerebbe vedere il tempo che passa, sai com'è. No, è una pessima idea. Ok, allora... credo stia diventando giorno. Se io faccio un buchino lì... Perfetto. Ok, credo stia... Guarda la neve che cade. Credo stia diventando giorno. Direi che è un'ottima cosa. Ok, a posto. Buono, stiamo qua. Mi serve un cestino però in questo... Guarda, è diventato... Madonna. Adesso solita battuta, un appartamento a Milano, solita cagata, quanto è vero comunque. Puff. Le pecore sono la chiave? Eh sì, dovrei magnare, però non, cioè dovrei dormire più che altro, almeno facciamo passare il tempo. Il problema è trovarle le pecore. Intanto guarda, sta crescendo l'erba, vedi tu. Però mi sa che siamo di fronte a qualcosa di effettivamente incredibile. Questa mod mi sta regalando gioie. Allora, sembrerebbe essere giorno adesso. Ma guarda che c'è addirittura l'effetto dell'acqua sulla neve. Ma che figata. Quindi, io ne approfitterei per cercare... Non sono in grado di giocare a questo gioco dopo 10 anni che non ci gioco. Per cercare un luogo sicuro. Quindi, prendiamo abbastanza legno. E leviamoci da qui. Dino, quando spammi non fai danni? Che cazzo vuol dire quando spammo non fa danno? Ah, quando schiaccio il tasto in continuazione? Ah, sta cosa non la sapevo. Ma solo a me prende malissimo Twitch? Sì. Ma non volevamo dirtelo. Ok. Ho visto un cane al contrario, attento. Come ho visto un cane al contrario? Farò finta di niente. Allora, un po' di materiali. Eccoci qua. Una roba al volo, ragazzi. Costruiamoci giusto gli attrezzi di cui abbiamo bisogno. Sicuramente ci serve un piccone, perché poi per il resto altro non serve. Quindi, piccone, assi di legno. Mi ricciapo su questo.
e cerchiamo della pietra. Facciamoci almeno l'attrezzatura per, di pietra. Direi che la cosa migliore da fare è quella. Quindi scaviamo un buco per terra. Come, che cazzo fai, idiota? Come gli hobbit. Ripigliati il tuo legno. E diamoci da fare, eh? Diamoci da fare. C'è della pietra qui? Un po' di pietra qui? Un po' di pietra. Ma ne basta una. Un pochino. Ne chiedo. Eccola qui. Toh. Trovate. Perché io col cazzo che entro dentro una grotta, ragazzi, non lo posso fare. Semplicemente non lo posso. C'è uno di pietra, letteralmente. Beh, giustamente, ne ho chiesto uno. Me l'ha dato, mi ha dato uno. Ok, ok, ok. Un po' di pietra. Non so se sia la pietra adatta. Penso che una pietra sia... una pietra valga l'altra, credo. Sto sentendo dei passi. Non so se è perché sto picconando o c'è qualcuno sopra che sta... c'è qualche demone che sta ballando il tip-tap sopra. Il boogie-boogie. Sì, no, no, mi sa che è il mio piccone. Ok, ok, sta andando alla grande. Scavati sotto i piedi? Certo. Ragazzi, va bene che non gioco a Minecraft da un po', ma non sono così scemo. Sabbia. Ok, ok. Fuori dalle palle. Buono. 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 Allora, adesso. Piccone in pietra. Boom. È fatta. Ascia in pietra. Boom. È fatta. Spada in pietra. Boom. È fatta. Ok. Dammi anche questo. A posto. Questo non serve a un cazzo. Oddio, potrebbe servire la pietra casomai dovessi nascondermi al volo, creare un... non lo so, non mi interessa. Ora, dobbiamo muoverci prima che arrivi la notte. Prima che arrivi la notte, sto vomitando sabbia, come quando ero piccolino e mangiavo i vermi per essere popolare. Allora, di qua... di qua procediamo di qua. Non so cosa sia, non so che direzione sia. Non vedo un cazzo, non vedo. Sicuramente sarebbe carino avere delle torce, che dici? Ah, quindi mi devo fare anche... già, mi devo fare anche la roba. La fornace. Ma esiste un altro sistema di combustione? Porca troia, mi manca uno di pietra. Esiste un altro sistema di combustione o devo per forza usare il... come si chiama? Per forza di cose devo utilizzare la... non mi viene il nome. Non mi viene il nome. Il nome. Il carbone. Per forza? Buono. Buono. Ok. 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 Sto andando via. L'accendino? Sì, ho detto per forza, ragazzi. Per forza. Complimenti, ci siamo. Grazie a Dario Moccia che ha rovinato l'internet e un po' in parte anche la mia vita. Un saluto, ovviamente, da un grande fan. Questo lo metto qua, questo lo metto qua, questo lo metto qua, via. Ok, adesso ogni passo che sento suoni che non mi va bene. Allora, qua c'erano le api assassine killer, quindi direi che questo sembra un posto un pochino più tranquillo, non so per quale motivo. Che è stato? Ah, è partito il gestista di nuovo. Ok, lì vedo qualcosa. Cos'è? Cos'è quella roba? È un riflesso. Ok. Minchia, c'è un pino alto là in fondo. Che diavolo è quello? Una... ma è enorme, cos'è? Una montagna? Andiamo. Dino era il nome del mio parrucchiere pelato. Perché i parrucchieri sono pelati, si sa. Come i tatuatori non hanno i tatuaggi, è ovvio. I migliori, ovviamente. Questo è ghiaccio. Ah! Oh. Wow! Quindi era semplicemente un effetto nebbia. Che cazzo è quell'arfare? È saltato qualcosa lì? Che diavolo è? Rane toro? Ci sono le rane in Minecraft? Oh mio Dio, ma è bellissima! Mi dà cibo? No, ma soddisfazione nell'ucciderla. Ma che belle che sono! Guarda! Perché c'è della... ah, non è lava, no, è una... credo sia una sorta di torcia. Che cazzo? Beh, qui c'è un obelisco, vedo, ci sono delle candele. Buono, abbiamo trovato un santino, ragazzi, un santuario. Io non ho idea di che cosa sia sto a fare, però non facciamoci domande. Puoi usare il legno, il carbone, la carbonella, legno grezzo cotto e lava. Madonna, che... ho fatto solo una domanda, non volevo un tutorial, ragazzi. Allora,
ho bisogno di tanto carbone, perché ho bisogno di tanto... Questo che cazzo... Chio di legno è? È viola. Buono. Intanto godetevi questo... questo meraviglioso assolo di oboe. Ma chi è il malato che ha... Notch, tu che hai inventato Minecraft? Chi è il malato che ha inventato sta colonna sonora? Allora, facciamoci un po' di carbonella. Che sto facendo? Così almeno siamo a posto per un po', va? Metti a cuocere. Il legno col legno. Geniale. Oh. Ci scaldiamo al, su questo, con questo bel focherello, ragazzi. Meglio di niente. Dino, non serve piazzare la torcia. Tieni la... eh? Ah, può tenere la mano illuminata la torcia se la tengo in mano? Allora, so che posso passare gli oggetti da una mano all'altra col tasto F. Quindi se mi metto in mano una torcia e la premo il tasto F, me la tiene di là e me la tiene accesa? Con F di mano. È meravigliosa sta musica. Sembra che ho appena... non so, ritrovato i miei genitori al supermercato dopo 20 anni. Allora. Eccoci qua. Quindi se io metto qua la torcia... fa luce? Perché siete dei bugiardi? Fa un pelo luce, effettivamente. No, non come quando la metti giù per terra, però... fa un pelo di luce. Abbiamo 16 torce. Teniamocele sempre in mano, va? Tanto non penso che si consumino, giusto? E invece... allora, casa qua non è da fare, ragazzi. Fidatevi. Ci serve del cibo. Ci dobbiamo levare dai coglioni da qui. Non va bene. Quindi io direi... di spostarsi da qualche altra parte. E finché la musica è gioviale, io direi di proseguire per questa foresta di pioppi o di castagni. Non so cosa sia. Betulle, non ne ho idea. Mucche, mucche, cibo, food, food, food. Madonna, l'ho... ma aggrediscono da quando? Ma non mi ha dato niente. Aspetta, devo ucciderti. Ok. Buono, anche lei. Perfetto, ragazzi, hamburger per cena. Ottimo, ottimo. C'è una montagna lì. Procediamo. Sembra un luogo fertile. Spavento, ho dato una testata contro il tronco. La musica è sempre più alta. Mi elevo. C'è uno scheletro, c'è uno scheletro. Fermo. E queste strutture? Muori! Crepa! Ok. Ok. Un coniglio. Coniglio bianco, attenzione. Potremmo fare casa qua sopra. Potremmo utilizzare questa conca naturale. Guarda la mia idea, eh. Se noi utilizzassimo questa conca naturale per fare una sorta di piccolo avamposto segreto qua sopra. Perché qua non ci possono rompere le balle. Guarda, c'è anche del carbone lì volendo. Che dite? È una buona idea? Ma è enorme. Ma è altissimo. Eh? Tipo una sorta di torre d'avvistamento. Sì, sì. Bene, buono. Mi fa piacere. Utilizzeremo il tronco viola, che fa un po' schifo, ma non importa. Io direi di fare una struttura. Tanto è una roba momentanea, ragazzi. È giusto una cosa momentanea. Ci allarghiamo un pelo. E poi pian piano, un giorno, se riuscirò a sopravvivere in questa landa horror, valuteremo l'idea di costruirci appunto qualcosa di un pochino più serio, di più professionale. Non era assolutamente voluta questa cosa. Sta diventando notte ancora? Allora direi che dobbiamo muoverci. Questo lo mettiamo... vabbè, non importa. IKEA. Lo spazio è essenziale. No, 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 no. Io di nuovo quest'incubo non lo voglio ripetere. Che cazzo fai? Che sta succedendo? Dammi la torcia, per favore. Metti la torcia qui. Qua sopra. Piazza la torcia. Grazie. Una va benissimo. No, io sento già dei suoni. Allora, dobbiamo barricarci dentro. Che cos'ho nell'inventario? 4 di pietra. Va benissimo così. Va benissimo così. Dammi la pietra, per favore. Ok. Qua, guarda, facciamo un bel buchino. Ma perché sti cazzo di fiori? Facciamo un bel buchino. A posto. Ho anche 20... avrei 27 di legno, ma... facciamo finta di niente. Ma che schifo da crocchio. Sembra carnevale. A posto. E qua nulla può colpirmi perché sono isolato. Cioè... sono una preda, eh. Solo una preda. Potremmo volendo... scusate. Salire ancora un po' più su.
Quindi posso fare anche una sorta di scala. E guarda come volo. Cristo santo. Quindi la torcia dovrebbe farmi luce. Cioè questa sarebbe la luce della torcia. E uno zippo scarico in tempi di guerra sotto la pioggia. Questa sarebbe la luce della mia torcia. Minchia. Però il pa- Buonasera. Rifacciamo tutto da capo. Sto morendo. C'è un modo per rifarsi di... perché sono qua? C'è un modo per rifarsi la vita velocemente? Sei salvo solo se quelli che ti attaccano non volano. Effettivamente. Le pozioni? Chiuditi e fatti un tetto. Perché? Perché volano sul serio, non è... Che cazzo è quella roba? Ci sono due occhi che non mi sembrano gli occhi classici di un ragno, ragazzi. Non mi piace. Posso farmi un arco? Come si fa a fare l'arco? L'arco lungo. Mi serve della corda. Non ho della corda. Non ho la corda. Non posso attorcigliare queste margheritine, però... No. Ok, intanto, senti, facciamoci così. Facciamo così. Intanto ci facciamo un po' di carne, che male non fa. Che dici? Ok, sembra essere stata una buona strategia per questa notte, ragazzi. Ho visto degli occhi, non so di chi cazzo fossero. Sento dei suoni, qualcosa fa... Posso farmi un vestito? Posso farmi un vestito? Come, che spavento, mi sono spaventato con la luce del fuoco. Chi c'è lì? No! 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 Un creeper! 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 No, 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 sali, 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 apri, 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 dammi la torcia, dammi la torcia, veloce. Ma la vita, perché non mi sale la vita? Quanto cazzo ci vuole per far salire la vita, ragazzi? Scusa, devo essere full cibo? Che sto dicendo? Sembro un pazzo. Dino le pecore. Vabbè. Dino, fatti una porta. Certo. Certo. Ragazzi, non è la mia base, non mi metto a fare una porta in questo preciso istante. Potrebbe essere la soluzione, perché no? Farina d'osso. La farina d'osso sarebbe per far crescere i funghi, o sbaglio? O in generale le robe. Bagno. Carne di mucca. Ah, già, bravi, 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 bravi. È vero, è vero, è vero. Però non la voglio sprecare adesso. No. Occhi, ci sono degli occhi là in fondo. No bueno. Ho bisogno di un arco, ragazzi, perché quando viene notte queste creature si muovono attorno a me. Io... Madonna mia, che inquietudine. Minchia. Allora, viaggiare di notte abbiamo capito che non si può fare, perché sennò vengo ucciso e devastato da tutto. Però potrei scoprire... Si sta muovendo. Quanto è profondo qua sotto? Un po' tanto, un po' tanto. Però aspetta, questo è un albero, teoricamente lui non può venire di qua. Sta a vedere. Certo, diamo le spalle al nostro, ottima idea. Ottima idea. Ehi là! Cos'è quell'affare lì? Cos'è quell'affare lì? Ok, c'è uno zombie. Caratteristico, classico. Ma c'è... Quegli occhi mi fissano. Mi sta guardando, io non so cos'è. Mi sta guardando. Mi sta guardando. Dino mangia. Va bene, sprechiamo una bistecca. Che è stato? Oh Gesù! No! Buono! Sta lontano! Lontano! Aria, porco! Ma non c'è il colpo caricato! Mi ricordavo ci fosse il colpo caricato! Aspetta però! Mi potrebbe dare la sua ascia! Che mi ha dato? Ferro del mestiere! Ottimo! 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 Non so cosa cazzo fosse, però ottimo!
Da dove è arrivato poi, tra l'altro? Non importa, non importa. Abbiamo del ferro, ragazzi. Lingotto di ferro, minchia. Bueno. Ottimo, ottimo. Quanti legni diversi ci sono in sto mondo. Pino silvestre. E abbiamo della carne marcia, che non credo di dover mangiare, o sbaglio. Posso cuocerla, magari mi dà qualcosa, vediamo un po'. Non so se posso cuocerla la carne marcia. Io non so nulla di questo gioco, quindi non vi incazzate, per favore. Non fa nulla. Ho anche 16 di questo, li mettiamo qua. Tanto per adesso sono messo come sono messo. Vedo che non s'azzarda a fare giorno. Perfetto. Ok, sì, devo essere completamente carico per quanto riguarda il cibo per poter riprendermi la vita. Canonico. Vorrei vedere cos'è quella bestia con gli occhi bianchi. Se non premi C adesso, abbandono lo stream. Abbandona lo stream, è stato un piacere. Come possiamo fare, ragazzi? Dino, i ragni possono arrampicarsi sulle pareti. Ma non ci sono. Cioè, oddio, l'ho appena sentito, effettivamente. Ora c'è il tasto per abbassarsi. Quale cazzo è questo? Sporgiti piano. Ecco, così. Così. No, premi C. Non ho premuto C, ragazzi. Ormai è andata. Ah, con C zoomi? Non sto zoomando, ragazzi. Sto premendo C. Ti consiglio di usare l'ascia per combattere. Ok, ascia sia. Ma sto premendo C, ma non va. Dino, Aerobrain è innocuo? Buono, mi fa piacere. Ma non credo che quello sia Aerobrain, ragazzi. È un mondo unico, è univoco. Oh, sta tramontando, sorgendo, sta cambiando qualcosa. Dai, per favore, vorrei procedere. Allora, riprendiamo la nostra baracca burettina e leviamoci da qui. Prima o poi troveremo una casa migliore di questa. Eccoci qua. Eccoci qua. A posto. Direi che è fatta. Mi prendo anche le mie belle torce, ma che meraviglia. Olè. Olè. Boh. Volevo andare un po' più in alto per vedere come cosa c'è là sopra, però lo farei a sto punto con la luce del sole, perché non sono in grado. È palese che io non sia in grado di fare una roba del genere. Quindi evitiamo, eh? Evitiamo, dai. Tanto tutti i tasti sono al contrario, per me è in Minecraft, quindi col tasto crunch anziché correre, col tasto shift anziché correre mi abbasso e col tasto crunch corro. Cioè, per me sta roba è veramente follia. Follia è il sole più puro. Ok, ok, ottimo, ottimo. Ora, queste fronde potrebbero nascondere segreti orribili. Ah, l'oscurità è di una bella grotta. Allora, ragazzi, fate voi, decidete voi. Lì c'è uno scheletrino, lì non ci vado. Se volete possiamo già iniziare ad esplorare che dungeon. Ma che crepi! Io fossi te, una crema solare me la metterei. No, 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 no. Ho il controllo della situazione, ragazzi. È un po' è come una partita di tennis. Come cazzo è che non muoiono? OP. In grotta c'è un suicidio, soprattutto senza letto. Ah, in grotta ora è un suicidio, ho capito, c'è un suicidio. No, no. Buono. Allora noi andiamo in grotta, che vi devo dire? Ascia, Dino, ah già giusto. Perché l'ascia per combattere? Perché è più bella? Ha senso. No, no, io di nuovo questo clima no. Ragno, arco, frecce, mio, salve. Ah, che? Dove? Ma che cazzo? Mi serve uno scudo, come si fa a fare lo scudo? Basta! No, no, man, fermo, fermo, fermo! Ma muori! Non mi uccidere! Yes! 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 Ok, ok, ragnatela. Dov'è la ragnatela? Me l'ha data? Basta! Ma che cazzo, ma è giorno? Ah no, perché si è oscurato il cielo. Minchia però. Minchia. Leviamoci da qui, va. Allora, mangiamo. Ok. E cerchiamo di capire se ho trovato del... Ma io ho ucciso un ragno, non mi ha dato la... Non mi ha dato le ragnatele, ragazzi. Ma che gioco è? Ma non vale. Seguo il sole. Via.
fabbrica uno scudo. E come si fa lo scudo, ragazzi? So che c'è, ma non l'ho mai usato. Non l'ho mai fatto, perché io vi ripeto, non è da un po' che non... Ok, qualcuno di voi mi ha detto di premere F3, non lo farò mai più. Non lo farò mai più. Allora, se non ho uno scudo adesso, esigo uno scudiero. Almeno quello. Allora, però forse la logica mi impone che se io devo farmi uno scudo, tipo faccio così, ci metto tutti i tocchi di legno e guarda, adesso creo lo scudo, guarda. Che gioco di merda. Aveva senso nella mia testa, però, effettivamente. O no? E se faccio così? No, così faccio la porta. Ok. E se faccio così? La botola? La chest? Un'altra botola? Non ha senso. E se faccio così? Sempre la porta, giustamente. Oddio, farmi delle porte effettivamente avrebbe senso in questo momento. Il libro? Il libro verde. Ah! Ah! Wow! Okay, scudo! Eccolo! Serve un lingotto di quercia... Ah, lo posso fare. L'ho fatto. Un lingotto di quercia. Ho uno scudo. Che figo. E quindi posso poi mettermi lo la cosa di qua. Oh. Oh. Un vero uomo. Molto meglio. Stiamo facendo progressi, ragazzi. E come faccio a menare le mani con lo scudo? Scusatemi. Al contrario? Ah, giustamente. Ha senso. Beh, perché uno non può essere mancino? Non ho capito. Non ho paura di niente adesso. Inverti? Come inverti? Come ti permetti? Ah, inverti i comandi. Ok, qua c'è una foresta. Che novità. Però è di pini. Gli stessi pini di... Ah, è la stessa. È una foresta di conifere. Allora, proviamo a vedere se magari... Non so, se vado avanti così mi devo mangiare delle pigne perché sto morendo di fame. Sopravvivere è più difficile di quello che pensavo in questo gioco. Cioè, sinceramente mi aspetta. Alza la luminosità. Perché non vedete? È mai fatto così, eh? Che cazzo è sta roba? V-Sync è attivo. FPS ma schermo intero. Non è a schermo intero? Non capisco. Quality. Vignette, ombra, nuvole. Come faccio a scendere giù nelle impostazioni? Bene, bene, performance, advanced, non c'è. Luminosità, eccola, trovata. 74, 70, apply. E beh. Nodino? Cosa? Ma ragazzi, ma ogni cosa che faccio sembra che vi stia sbucciando il ginocchio con un temperino. Cosa sta succedendo? Cosa ho fatto? Cosa ho fatto? Che cosa sta succedendo? Sto solo giocando. L'armatura. Quindi? Ma non vedi che il mio problema principale è capire i tasti? Adesso devo pensare a un'armatura. Cazzo, non so neanche incrociare le dita. Devo costruire una forgia e poi infilare. Ma come cazzo faccio? Tieni in mano le torce? Ma no, non le voglio tenere in mano le torce. Vabbè, teniamo in mano... Aspetta, posso tamare il lupo? Oh, vieni qua, piccolino. Sì, vieni. Vieni. Ah, mi segui adesso? Oh, che è sto suono? Seguimi, per favore. Bistecca, è buona, tieni. Buono. È mio amico? Mi segui o no? Io ti ho dato un pezzo di manzo. Vabbè. Il pezzo migliore di me. Si vede un cazzo, non si vede. Dobbiamo trovare delle pecore, così mi faccio un letto, ragazzi. Ma non sembra che ci siano pecore. Sai che siamo costretti a non dormire la notte. Le ossa? Che fa? Ah, le ossa, è vero! Potrei dargli l'osso. Ha senso. D'altronde è un cane. Vieni qua, facciamo amicizia con questa musica. Ma lui se n'era andato. Dino, ormai solo, si rannicchiò in posizione fetale e pianse tutte le lacrime che aveva. Vieni qua!
come uno è poco? Minchia, è già tanto ragazzi che non gli hanno infilato nel culo anziché in bocca, quindi per favore, eh. Ovviamente questa frase verrà decontestualizzata e utilizzata nell'internet, viaggerà. Due sono troppi? Vabbè ragazzi, però io non so, ne servono di più. Devi darne più uno. Non mi interessa più. Meglio da solo. Allora, qua mi piace. È bello largo, è spazioso. Ci sta. Costruirei casa. Che dite? Non si vede nulla? X-Files. Che è sta musica? Ho visto degli occhi rossi, fermi. Mi armo. Ragno. Ok, tu mi... Sì, vieni qua. Vieni qua, piccolo bastardo. Creeper! Cazzo no. Ok. No. No. Ok. Vai. Lo scudo, che non scuda, che scudo è? Mi scusi, fermo. Adesso, per favore, però. Oh, ragnatela. Quanta me ne ha data? 2. Possiamo farci l'arco. Perfetto. Queste sono palle di neve? Che carine. Possiamo farci l'arco, ragazzi. Questo è essenziale durante le esplorazioni notturne. Che è sto suono? Oh, Cristo. Ok. Un po' alla volta. Ci saranno delle pecore. Ci saranno delle bastardissime pecore nascoste da qualche parte qui. Maiali. Ok, abbiamo del cibo. Ora, in questo poco tempo che abbiamo, costruirei qualcosa, ragazzi. Magari costruirei qua un'altra delle nostre tane, definiamole così, va? Che dite? In questo spaziottino qua. Al massimo passiamo da sotto. Lì sicuramente nessuno mi attaccherà. Ok. Allora, abbiamo la terra. La madre terra. Ole. Non è esattamente sicuro, ma sti cazzi. Direi che è perfetto. Per adesso è perfetto. Quindi ricordiamoci dove cazzo è casa. Mettiamo, perché adesso devo comunque uscire in esplorazione per prendere il cibo dei maiali. Mettiamo qua una bella torcina, che secondo me potrebbe essere... Guarda che carina. Oh, casa è qua. Ora, piazziamo giù tutto quello che ci serve e via. Magari trovo delle... Non si sa mai. L'arco? Non mi sta facendo l'arco. Come cazzo si va? È al contrario, serve più roba. Dio santo, non era così il gioco prima. Tappa il tetto è tappato. Dove? Ah no. Ok, è fatto. Non posso dormire su dei ciocchi di legno, perché devo per forza avere un morbido letto fatto di pecore, cioè non capisco. Sinceramente, mi accontento di poco io. Porta con maniglia a soli. Boom. Olè. E fin qua ci siamo. Lasciamo aperto per arieggiare. Direi che possiamo, volendo, crearci anche che cosa? Niente. Un telaio mi sembra inutile. Che ci faccio io col telaio? Ma tutta sta roba? Questo è tutto quello che posso fare con questi materiali che ho? Una zuppa di funghi non la posso fare, incredibile. Oppure sì. No, mi serve questo. E per far la ciotola, come cazzo faccio la ciotola? Chi lo sa? Una botola, una leva. E che ci faccio? No. Io non esco da qui. Che
faceva parte della mod, spero. Perché se Minecraft, gioco per bambini, è fatto così, una denuncia io. Allora, facciamo finta di niente. Possiamo crearci un elmo di cuoio. Va bene, facciamoci un elmo di cuoio. Meglio di niente. Quindi il mio pupazzo a questo punto avrà un elmo di... che carina il mio pupazzo. Buono, blocco di neve, non mi interessa. Colorato bianco, clic destro per altre ricette. Non è importante. Spruce stable horse door. Eh? Spruce? Cos'è una spruce? Ok, io direi di costruirci a sto punto. Cosa posso fare, ragazzi? Ci sono. Costruisci un PC così giochi a Minecraft in Minecraft. Ha senso. Gli occhi finché non li segui nella tana non ti succede nulla? Ma io non seguo niente, niente, nessuno. Cioè, adesso, sinceramente. Vai a dare il 5 al mostro? Ma tappa la porta? È tappata la porta, ragazzi. Ok, quelli passi non erano i miei, quindi facciamo finta. Come si fa il letto? Servirebbero dei... servirebbe della lana, che io non ho, ragazzi. Però ho un'incredibile quantità di palle di neve. Sono messo veramente, veramente, veramente male. Non vedo una soluzione, non vedo una soluzione ai miei problemi, francamente. Perché ogni notte è l'ultima. Ho un'idea. Mi faccio un'armatura di pietra. Geniale. Senti i suoni. Minchia, non vedo nulla. Allora, un po' di pietra ci può servire, ragazzi, effettivamente. Oh, carbone. Boom, baby. Sì, sì. Dammelo tutto. Vai, vai. Vai, vai. Ci stiamo evolvendo. Vai. L'età del carbone. Ora sì che mi sento un nano. Non si può fare in pietra. Lo so, ragazzi. Stavo scherzando. Lo so, stavo scherzando. Qualcuno che scrive ancora non si può fare l'armatura in pietra, per favore? Minchia, ho trovato la vena di carbone. Cioè, enorme. Cos'è questo? Ferro? Ferro? Rame! Chi se ne frega del rame? Che ci faccio col rame io? Ma quanto poi? Vabbè, abbiamo del rame. Buono, mi fa piacere. Palesemente un qualcosa di inutile il rame, ma non importa, meglio di niente. Buttiamolo dentro, facciamoci un lingotto di rame. Quanto... mica 34 poi, cioè è veramente eccessivo. Le palle di neve le posso usare volendo per lanciare. Le posso usare da lanciare. Potrebbero essere un'arma. Ehi là! Pensavo fossero gli occhi di Dio che mi scrutavano. No, no, no. Aspetta però! Il ragno, effettivamente, avrebbe senso. Sto rischiando la vita. Ehi, vieni qua! Ehi! Ehi, vieni qua! Ok, c'è una mucca. Che cazzo? È morta, perfetto, è morta. Sì, lo so. Vieni qua, mi servi. È attaccato al soffitto? Fighissimo! Vaffanculo. Non baciarmi! Ok. Ok. Una mucca. No. Lingotto di mucca. Una mucca. Lingotto. No, che sto facendo? Che sto facendo? Perché non posso? Fallo. Arco. Frecce. Come si fanno le frecce? Devo farle le frecce?
Devo costruire le frecce o basta con l'arco? No, mi serviranno delle frecce, immagino. Frecce. No, dove cazzo la trovo la selce adesso, Dio santo, però, eh? Niente, niente, è la fine, è la fine, è la fine, è la fine. Mi sono fatto un arco per niente. Allora, abbiamo 12 lingotti di mucca. Adesso, con tutto il rispetto possibile. È diventato giorno? No, no, io non esco più. Non esco più. Non esco più. Io non posso uscire di casa dal mio buco della terra e sentire le amabili risate di un bambino demone. Non ce la faccio. Non ci riesco. Io non ho lasciato la porta aperta, vero? Perché magari qualcosa si è infilato qua dentro. O no? No, ok, ok. Ok. Sta andando bene come terza notte. Non conto le altre due dove sono morto in modo orrendo. Non sono comunabili queste palle di neve? Incredibile. Posso levare sta stronzata? Mi dà fastidio, ragazzi, sinceramente. Ah, posso far così, a posto. Dino, mi sa che una volta quel... Mi sa che è una volpe quel verso che senti. Certo. La porta era aperta. La selce la puoi trovare scavando per terra. Ah, scavando la terra? Ok, vediamo. Magari la scavo con le mani, che dite? Questa terra qua? Ah, la ghiaia! E allora direi di no. Intanto ho 25 zolle di terra in mano. Ma ho un loft mica male. Allora, che cazzo sta cuocendo qui? Perché non mi... Oh. Ma ci vuole una vita, però. Senti, boh, basta. Questo ce lo teniamo per sicurezza. Con i lingotti di rame cosa posso farci, di grazia? Nessuno lo seppe mai. Posso farmi delle armi? Spazzola? E io che ci faccio con una spazzola? Con lingotto di rame posso farmi una spazzola. Posso farmi un cubo di rame. Ma che serve il rame? Non serve un cazzo a sto punto. Non serve assoluto... Cancelletto diabete. Parafulmine. Ma perché? Perché? Perché dovrei? Ok, ragazzi, direi che è tempo di andarsene. Spostiamoci. Ci serve per prima cosa... Oddio, forse prima di tutto mi farei altre... Un altro piccone che non mi sembra essere, ecco, insomma, in ottima forma, quello. Quindi eccoci qua. Abbiamo... No, era l'ascia che dovevo fare, ma porca puttana. Vabbè, mi faccio anche un'ascia, ragazzi, tanto. Voglio dire, peggio di così. Boh, così abbiamo anche un'altra bella scina. E ci leviamo dalle balle. Cibo e pecore, esatto, cibo e pecore. La porta la portiamo. Sperando che niente là fuori mi stia per aggredire. Lo scudo lo mettiamo qua. Che dici? Che dici? Sto piccone non serve un cazzo, lo buttiamo anche via. Che dici? Cristo santo, appena caccio la faccia fuori di casa. È inutile. Ma devo tenere premuto o devo continuare a premere? Maiali! Mi sa che devo continuare a premere. No. Sì, boh, non lo so. Tasto sinistro per aprire la porta. Grazie. Allora. Altri maiali. Uccidiamoli tutti. Con tutto rispetto, ovviamente. Ah, c'è anche un altro ragno. Quando non mi servivano... Madonna, il suono, però. Ehi. No, eh. No. Buono così. A posto. Con calma. Per favore. Perisci. Ci siamo. Allora, ragazzi, abbiamo ancora un quarto d'ora, quindi per favore, abbiamo imparato le basi del gioco. Quello che voglio fare adesso io è colonizzare una buca nel terreno. Per farlo mi servirebbe semplicemente due pecore di me, due merdosissime pecore, così che mi possano dare quel che mi serve per poter dormire la notte. Andiamo avanti ed è fatta. Io mi ritrovo in un habitat veramente... Guarda che roba, è tutto uguale, non ci sono biomi diversi. Salve. Eccoci qua. Ok. Bon, quanto cibo abbiamo? 11 bistecche di maiale.
Con il 4 di ragnatela fai un blocco di lana? Però ne ho due di cordicelle. Quindi dobbiamo trovare altri ragni, ragazzi. Però per fare il letto, se non sbaglio, mi servono tre brocchi di rana. Mica, è dura. Cosa vedo nei miei occhi, ragazzi? Sì. Aha! Guarda un po'! Qual è il tasto? Questo. Guarda un po'! Niente, è deciso. Scendo. Scendo. È fatta, ragazzi. Ho deciso. Basta. E questi? Ossa? Devo trovare un modo per scendere senza farmi male, però, eh? Toh. Trovato. C'è un alberello. Credo sia la nostra fine, però non importa. Qua troveremo mostruosità di ogni sorta, ragazzi. Il gioco horror inizia adesso. Altro rame. Riuscirà a sopravvivere il nostro eroe? Minchia, ma è enorme. Senti i suoni. Ok, passo numero uno. Come cazzo scendo? Ce la posso fare. Basta un attimino, ecco, concentrarsi. Adesso noi andiamo a creare una piccola. Esatto. Così, un po' alla volta, vai. C'è del ferro. To. Tutto positivo. Vai. Questa dovrebbe essere ghiaia per la secce. Oddio. È enorme sto posto, ragazzi. Mica sono fottuto. Mi sa che sono un po' morto. Allora, è pieno di nemici, però se ci pensate... Mi sta dando quello che mi deve dare. Cos'è che mi ha dato? Ferro grezzo, 2. Se ci pensate... Ma questo cos'è? Ah, pensavo fosse diamante lì per lì. Un po' improbabile, ma... Se ci pensate, in realtà è un'ottima idea, un'ottima strategia quella di stare qua. Perché... Sì, capito? Mio Dio. Quello ha un'ascia. Mi ha già visto, credo. No! No! Oh, cos'è? Fermi! No! Cos'è quello? Cos'è? Che cazzo è? Questo c'ha gli occhi bianchi! Ok. Devo tornare su. No. Usa il creeper, fidati. Usa il creeper. Venite. Vieni. Avanti. Esplodi. Geniale. Corri. Ma che cazzo è quel demone? Ok. Lo scudo. È uno scudo. Usa lo scudo. Cos'è sei? No, con calma. L'ho colpito. Ah, ma sei tutto, già ucciso te. No. Ehi, ha una bellissima camicia in flanella quello. Non va bene. È uno spirito. Sto accoltellando uno spirito. E sto vincendo. Non muoiono. Aha. Mi ha dato una catena. Ok, è andata meglio del previsto, ragazzi. È andata meglio del previsto. Con calma. Pipistrello, creeper. Niente di che. Altro creeper. Niente di che. Potrebbe essere casa questa, dai. Guarda. Eh? No? La Batcaverna, però. Che cazzo di ragno! No, non morire! Corri! Non morire, corri! Corri, non morire! Oddio, che schifo! Ma che carino! Ma è bellissimo! Un bambino morto! Oddio! Aia! Ma che mi sta sparando? Ma cos'è? Cosa cazzo mi ha colpito? Sto per morire! Non morire di nuovo! Allora, concentrati! No, non adesso! Che cazzo è?
Ho uno spirito in tasca? Ho uno spirito elementare in tasca? C'è un quel ragno lì, quel ragno lì è... Ok. Punteggio 177. Non credo di non essere mai arrivato così in alto, ragazzi. Ho perso tutto. Ma fuoco. Ah. E se ci sono mostri marini? Mi è venuto in mente adesso. Perlomeno non soffro il freddo. Allora, ragazzi, io direi che come prima esperienza è stata un'ottima esperienza. Fatemi sapere se vi piace concettualmente una serie su questo gioco dove ovviamente non ci... Ovviamente non ci sarà alcun tipo di progresso, perché guardatemi, sono veramente in erba, io non sono capace. Però fatemi sapere, perché secondo me... Votate da 1 a 5. Voto Minecraft Horror. Votate da 1 a 5, qualcuno ha votato 2? Ottimo, è valsa la pena lavorare tutta la mattina per te. 5, mi piace, questi sono voti che mi... Oh, un nuovo bioma, proviamo ad andare per di qua, dai. Mi sembra anche abbastanza calmo come posto. Ha senso la prateria come posto, come luogo, ma diciamo, secondo me qui è un po' più facile sopravvivere. Più che altro la nostra posizione erecta ci permette di guardare l'orizzonte e notare e scrutare i pericoli, come i lemuri sostanzialmente. Ma che bel deserto! Ora non c'è nulla da mangiare, ma a quello ci pensiamo. Ma mio Dio, la superficie della luna. Buono. È deciso, proseguo per di qua. Pecora? C'è una pecora? Dove l'ha vista la pecora? C'è una pecora? Bugie. Solo bugie. Meno male che ci sono sti cubetti di legno ogni tanto. Allontaniamoci da sto. Non ho letto. Buono. Sera, salve. Come voto Minecraft 5 Dino meno 100? È offensivo, Dino, semmai se lo fai con Andrea sarebbe l'ideale. Ma non so se possiamo giocare online insieme, più che altro dobbiamo, mi sa, utilizzare un server. È un po' un macello. Cerchiamo di capirlo, ragazzi. Ti prego, Dino, una serie. E serie sì, ragazzi, e serie sì. Abbiamo già provato a fare delle robe online, però non riusciamo a giocare online. Cioè, ci avevamo già provato, con Minecraft intendo. Ci avevamo già provato, quindi dobbiamo capire come cazzo funziona. Allora, dato che abbiamo deciso... Cos'è? Dove cazzo, cosa sta succedendo? No, per favore, basta. Non mi piace per un cazzo, non mi piace per un cazzo. Non mi piace per niente, non mi piace. Non mi piace, non mi piace, non mi piace. Che cazzo succede? Oh! Che succede? Che cazzo? Perché? Cosa mi sto congelando? Cosa sta succedendo? Aiuto! Ma che succede, ragazzi? Blood Moon e Zapir, bene, pure la luna rossa. Sì, ma io sto affogando, non la vedrò mai sta luna rossa.
Ma che cazzo succede? Calma, calma, respira, respira. Cosa ti ha insegnato Berglesi? In situazioni di gelo estremo, pisciarsi addosso. Vai! Sto morendo, è finita, è finita, è finita. È inutile combattere. È inutile combattere. Non si può. Cosa sta accadendo? Sei morto. E adesso ovviamente è notte. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora ragazzi, la prossima volta quello che faremo... Basta, basta. La prossima volta quello che faremo sarà esplorare l'habitat che definirei tundra, deserto di pietra, quel posto lì, perché è veramente fuori di testa. Ah, ciao Ale, ciao bestiaccia. È veramente fuori di testa quello che dobbiamo affrontare. Quindi io credo che la cosa migliore da fare sia appunto quella di, con grande calma e mestizia, affrontare nuovi biomi alla volta. E renderci stabili, costruire una situazione stabile. Ci serve un letto, ci serve due spicci e un posto dove mangiare. Alla Caritas ci abbiamo già provato. È stato. Qualcosa abbiamo fatto. Quindi la prossima volta direi che ci si butterà in questa avventura. Però la prossima volta sarà lunedì, quindi ci vediamo direttamente lunedì. Va bene, eh? Va bene come prima esperienza. Sì, come prima esperienza ci sta. Sono morto assiderato, sono stato divorato da un non mi ricordo, sono esploso per un creeper, sono stato morso da un ragno velenoso con delle zampe incredibilmente lunghe, sono finito non mi ricordo neanche più. Comunque direi anche basta. Are you sure? Sì, are you sure? È stato un piacere, vaffanculo, io sto gioco per adesso. No, per adesso quitto. Incredibile, incredibile esperienza. Direi che questa serata horror ha funzionato alla grande. Quindi a voi di TikTok, se volete adesso venite su Twitch che chiacchieriamo, ci rilassiamo un pochino. Altrimenti ciao, è stato un piacere, ci si vede direttamente lunedì. Fate i bravi, fate i buoni, ragazzi, è stato un piacere. Grazie mille per tutto, ciao. Finisci sta cazzo di live. Oh. Eccoci qua, live terminata, perfetto. Ecco, quelli di TikTok mi stanno antipatici, non diteglielo. Però Cerobrin dietro di te, ragazzi, non ci casco più. Dino, devo cacare. Ti ci mando io, tranquillo. Un abbraccio comunque. Lunedì fai Zonomali? Dobbiamo finire anche Zonomali, dobbiamo fare un botto di robe, ragazzi. Che diavolo ho sul braccio? Cioccolato. Sei un TikToker, perché devi offendere? Dino, lo chiedo anche a te. Puoi fare un elenco delle mod usate? C'è... Allora, aspetta. Andate su Forge. Su Forge, Minecraft Forge, come cazzo si chiama, Curse Forge. E scaricatevi il pacco Cave Horror Project. Ve lo faccio vedere. Aspetta, perché almeno così... Anzi no, non te lo faccio vedere. Sai perché? Perché così lo vieni a vedere da me. Così questi infarti valgono qualcosa. Sicuro che sia cioccolato? Sì, mi si è seduto il cane sopra prima, però non credo sia altro. Ci regali Minecraft? È gratis. Che cazzo devo regalare Minecraft? È gratis. Ti serve un computer e o una console. O una Switch. Però non sei una di quelle persone, immagino. Meno male, meno male. Allora, fatemi mettere un po' di musica di sfondo. È più o meno simile alla musica di Minecraft. Dino, hai craccato Minecraft. Sì, ma non dirlo a nessuno. No, costa 7 euro. Costa 7 euro? Beh sì, se ti fai l'abbonamento. In realtà costa 24 euro. Quindi, cosa costa? Io non l'ho pagato. Dino, quante ore fai in palestra? Tutti i giorni la mattina 2 ore. 7 su PlayStation Store. È vero. Ma allora dov'è che è gratuito? Vabbè, è gratuito per Microsoft. No, però devi avere l'abbonamento di Xbox Game Pass. Però comunque... Vabbè, e allora io ho comprato la versione... No, che cazzo dico, è vero? Io non ho usato la versione Microsoft. Ho preso la versione Java e mi sa che sono abbonato e spendo 23 euro e qualcosa. Il Java si paga, sì, uso Java. Avevo preso anche la versione Minecraft Bedrock, però la versione Bedrock mi fa cacare, poi non è molto compatibile con le mod da quello che ho capito,
quindi mi sono buttato sulla versione Java, che in realtà era la versione nella quale ho sempre giocato negli anni. Grazie. Ah, siamo a 539, attenzione, ci avviciniamo all'esplorazione notturna. Posso farvi vedere un'immagine sola di quella che potrebbe essere? Andrea, gli facciamo vedere solo una piccola, vi faccio vedere una cosa, ragazzi. Vi faccio vedere una cosa, ma piccola, 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 giusto per farvi, per darvi un'idea di quello che potrebbe essere il posto che andiamo ad esplorare. Allora, ad esplorare, non so parlare, allora. Vi faccio vedere un po' di immagini. Aspettate. Mamma mia. Non c'è l'elenco. Ok. Dai, solo queste immagini qua vi faccio vedere. Aspetta. Giusto per darvi un senso dove andremo a fare l'esplorazione notturna. Intanto ringraziamo il nostro Stefano Barattini che ci ha regalato queste meravigliose immagini. Giusto per darvi un contesto incredibile di dove andremo a fare questa esplorazione notturna. Giusto per darvi un sapore di quello che potrebbe essere. Ma non vi dico niente. Non vi dico niente. Non vedo l'ora, ragazzi. Cioè, sarà probabilmente la nostra ultima live, perché moriremo in quel posto, ma non importa. Perdonami, Dino, non voglio essere invasivo. Aia, mi sa tanto di una persona che vuole essere invasiva. Posso darti qualche suggerimento per il server, così puoi giocare con il maestro? Non è molto complicato. Va bene, scrivici in privato e vediamo. Si può trovare quella mod su Minecraft Launcher? No, devi andare proprio su Minecraft Forge. Devi andare proprio su, come cazzo si chiama, sul sito. Vabbè, a questo punto ve lo faccio vedere. Dai, poraci, mi dispiace. Allora, dovete andare su Courage Forge, andate sul browser, vi scaricate l'applicazione. Eccola qua, c'è tutta quanta la community dedicata a diversi giochi che loro vanno a moddare, tra cui ovviamente Minecraft e le 4 milioni di mod presenti sul loro store, completamente tutte quante gratuite. Andate a selezionare una mod a caso, scrivete quello che state cercando, che cazzo ne so, horror, e cercate le mod che potete trovare. Ovviamente ce ne sono. Ecco, la mia è Cave Horror, che è questa qui. No, è Cave Horror, non me la ricordo più. Cave Horror Project, sì, esatto, dove sono praticamente 50. Una quarantina di mod installate. Basta fare install e ve le installa direttamente. Poi partite aprendo il programma, che è questo, Curse Forge. Schiacciando play, partite direttamente con le mod tutte quante installate nella versione corretta di Minecraft. Quindi fate tutto quanto direttamente da qui. Altrimenti, come vi dice, questa è la versione facile di come ho fatto, perché la versione difficile vi ho spiegato dalle 11 del mattino fino all'1 praticamente del pomeriggio. Io andrei a cercare di capire come cazzo fare per avere delle mod su Minecraft, perché è stato un po' un delirio. Ne abbiamo scaricate diverse. Devo dire che alcune sono rotte completamente, perché alcune sono non coincidono con la versione di Minecraft attuale, però sti cazzi, ci sono anche versioni addirittura più vecchie. Tu puoi al massimo scaricarti la versione Java è un delirio. Serve un bambino di 8 anni. No, non si paga nulla, ragazzi, sono tutte quante gratuite. Si paga Minecraft, il resto è completamente gratuito. Puoi dirmi le differenze della versione di Minecraft su Instant Gaming? È lo stesso Minecraft. Non ha differenze, è lo stesso identico Minecraft. Quella che acquista è una chiave di gioco che costa di meno, perché bla bla bla. La mod funziona anche su PS4? No. Fai qualcosa per San Patrizio? Non mi posso più ubriacare, ragazzi, per questioni di stomaco, però berrò, molto probabilmente. Ah, ma tu intendi live? Non lo so, probabilmente non ci saremo, perché vado al pub. Quando è San Patrizio? Chi se lo ricorda? Allora, lo scoprirò. Vabbè, ci sta. Oh, mi fa male tutto. Finirei lo screen di Spider-Man 2. Allora, ragazzi, ecco,
parlando di questo argomento, mi dispiace, questo video inizia con delle scuse, mi dispiace, ma il nostro progetto Project IRL e anche il progetto delle esplorazioni notturne per l'organizzazione, per quello che stiamo costruendo, tra l'altro su YouTube trovate gli aggiornamenti, voi sub a breve saranno disponibili un po' per tutti, trovate gli aggiornamenti del progetto IRL, che cos'è e che cosa comporta, quindi qualcosa di enorme, ragazzi, veramente, almeno per noi, per quello che solitamente facciamo. Siccome ci sta facendo ci toglie tanto tempo, ci occupa tanto tempo e passione, non ho purtroppo più a disposizione quelle 2-3 orette che prima avevo per giocare e farmi quelle due gameplay, quelle due giocate di off screen per Spider-Man e God of War. God of War mi girano i coglioni a manetta. In realtà ho giocato un po' per i cazzi miei, perché sapete, appunto, essere una modalità che lo permette, non è che si deve registrare per forza tutto, dato che appunto è tutto abbastanza procedurale, continua ad andare avanti, bla bla bla. Mentre Spider-Man in realtà mi va un po' anche a genio, perché Spider-Man 2, vi giuro, non mi piace per niente, cioè non mi sta piacendo per un cazzo. Non mi sta piacendo per nulla, mi annoia tantissimo. Io non so come mai, perché l'uno l'ho adorato alla follia, cioè so come mai in realtà, però se lo dico è la fine, Spider-Man Miles Morales mi è piaciucchiato, il 2 cazzo non lo sopporto, mi sta rompendo i coglioni. Penso che sia una delle esclusive Sony peggio riuscite in questi ultimi anni, e lo dico sapendo al 100% che questo sia proprio una cosa mia. So che è una cosa mia, perché capisco, è oggettivamente un gioco fatto da Dio. Cioè, adesso hanno aggiunto anche New Game Plus, tutto quello che volete. Però, mi sembra lo stesso identico gioco, con meccaniche in più che non servono a nulla, dal momento in cui, per dire, gli spostamenti veloci tra la città non servono più un cazzo, perché ci metti un secondo a spostarti velocemente. Sì, però ti togli quella parte di gameplay dove svolazzi per la città, che francamente la trovo anche carina. E Miles Morales mi fa schifo, perché è un personaggio noioso, con missioni noiose, che non ha nulla da dire, quel cazzo di personaggio, e ovviamente ce lo ficcano dappertutto. Purtroppo mi sono bruciato il finale, quindi più o meno so che cosa andrà a succedere alla fine, e sta cosa non mi garba per niente, non mi garba per niente, quindi mi gira le balle. Se ci mettete dentro tutte queste robe qua, il fatto che ci sia Venom, il fatto che ci sia Lizard, che ci siano grandi nemici, Mysterio, sprecato tantissimo Mysterio, come cazzo si fa a buttare così Mysterio, io non ho idea, vabbè, comunque questi nemici che hanno messo nel gioco, insomma, ce ne sono tanti, sono belli, è un po' un mappazzone, francamente, appunto, reputo questo gioco per me mal riuscito, perché non bilanciato, soprattutto quando si gioca nei panni di Miles, veramente una roba fuori di testa. È un more of the same, sì, ma il more of the same a me non dispiace, perché se mi piace un gioco volentieri me lo rigioco. Il problema è quando mi si propone la stessa identica salsa con delle meccaniche in più però completamente inutili, e soprattutto con un tempismo nel titolo completamente sbagliato. Cioè, il simbionte, che è il fulcro del gioco, noi lo possiamo usare per pochissimo tempo, non ha senso. Non ha senso. E quando utilizzo il simbionte ci sono ste cazzo di missioni con Miles che io non voglio fare, non mi interessa giocare nei panni di Miles. Levatemi dalle palle sto personaggio che avete ficcato dentro per costringerci a giocare con qualcuno di cui non ce ne frega un cazzo, per una questione di quello che volete voi, politically correct, quel cazzo che volete voi. Fatto sta che comunque poteva essere qualsiasi altro personaggio, poteva non essere Miles, poteva essere un altro aiutante, poteva essere Daredevil, che cazzo ne so. Però due coglioni, mi rompo le balle. Mi rompo le balle. Cioè, non ci riesco. Potevano fare un capolavoro? Sì, sì, sì. Ma è un capolavoro, perché dal punto di vista tecnico non gli si può dire nulla. La trama è molto più matura. Mary Jane è da crocefiggere in piazza, perché è qualcosa di insopportabile quel personaggio. E ovviamente ce la ritroviamo più potente di prima. Sì, sono le specifiche del mio PC, Nico. Calendario per la prossima settimana? Perché ti ha censurato prossima settimana? Quello... No, ti ha censurato settimana. Perché ti ha censurato settimana? Perché hai censurato tu settimana? Vabbè, comunque non lo sappiamo ancora. Stai sintonizzato sui social. Horror Night ci sono lunedì, il mercoledì e il venerdì. Ok.
Che ne pensi del fatto che hanno creato un personaggio giocabile come un Venom? A parte la parte in cui si gioca per poco. In che senso, scusami, che ne pensi del fatto che hanno creato un personaggio? Allora, in ogni gioco di Spider-Man dove c'è Venom, tu poi alla fine giochi nei panni di Venom. Perché è da fare. È da fare. Non è una cosa negativa, mi piacerebbe. Non vorrei un gioco solo su Venom. Girano voci che il prossimo sarà su Venom e Carnage addirittura. Non lo so. L'andazzo Sony per quanto riguarda lo Spider-Verse, anche a livello di videogioco, per me il primo Spider-Man, Marvel Spider-Man PlayStation 4, era stato un capolavoro perché era un universo parallelo che poteva veramente portare qualcosa di nuovo concettualmente nella solita trita ritrita storia di Spider-Man. E infatti il primo secondo me è da un certo punto di vista inarrivabile, tra l'altro con un gameplay veramente semplice che si ispira ai grandi classici di Batman Arkham Asylum e compagnia bella, quindi gameplay eccesso, tutto quello che vuoi. Sbaglia nel secondo capitolo quando gli sviluppatori, Sony, esattamente come fece per Spider-Man 3 di Sam Raimi, decide che siccome vende, siccome piace, allora più roba ci ficca dentro, più diventa bello il gioco. È esattamente il contrario. È esattamente il contrario. Hanno messo troppa roba nel gioco, troppa roba. Uno Spider-Man in più già è sbagliato di concetto. Quindi uno Spider-Man in più. 5.000 nemici. Tutti appresso, tutti addosso al povero Peter Parker e Miles, e anche personaggi secondari che aiutano Spider-Man, che rendono quindi il protagonista Spider-Man, che concettualmente è un eroe che lavora da solo e che diversamente dagli altri non ha una squadra e si deve fare un culo, ed è per questo che la gente lo ama, per questo si amano i fumetti di Spider-Man, perché è da solo, affronta tutte le difficoltà della vita come Peter Parker e poi come Spider-Man una sorta di divinità che cerca di combattere il male, ma da solo, lo fa da solo, non ha nessuna squadra dietro, e quindi a sto punto io ti dico, che senso ha mettermelo in coppia con un altro, che senso ha mettere altri miliardi di nemici tutti insieme che gli fanno un culo tanto, cioè è troppo. Ma chi se ne frega che Miles serve per aiutare Peter dal simbionte? Chi se ne frega? Nel senso che si potevano inventare qualsiasi storia per giustificare il fatto di aver piazzato Miles. Il motivo per cui c'è Miles è perché dovevano prendere una fetta di mercato che gli serviva a prendere. Basta. Non è che hanno messo Miles perché è un bel personaggio, perché anche dal punto di vista fumettistico è un palo in culo, non piace a nessuno. C'è stata una rivoluzione incredibile quando uccisero Peter Parker nel mondo dei fumetti per sostituirlo con Miles. Poi l'hanno fatto praticamente resuscitare. Cioè, è un personaggio che purtroppo nasce, è una bella idea, ma nasce concettualmente completamente sbilanciato. Completamente sbilanciato. Non parlo della sua storia, non parlo ragazzi, io non sto parlando di etnia, non sto parlando di cultura, io sto parlando di poteri e di quello che è la morale anche di Miles Morales. Non c'è alcuna morale, cioè è un Peter con dei superpoteri 30 volte più forti. Diventa invisibile e spara elettricità, ha la super forza, si attacca ai muri. E poi è bravissimo a imbrattare le pareti con una bomboletta spray. Perché? Troppa roba! Troppa roba! È un rimpiazzo ma potenziato, una versione moderna di Spider-Man, ma non c'è bisogno! Ma l'esplorazione viene ricaricata su YouTube? Tutto viene ricaricato su YouTube, ragazzi. Ci sarà una parte 2 di Father's Day, ma l'abbiamo finito. Dire che l'ultimo Spider-Man che ho giocato era quello per PSX ed ero una bambina. Minchia, no, troppo, siamo troppo indietro qui. Riportate Outlast Trials. È un ordine? È un ordine, quindi non è una domanda. Non c'è una Morales. Io ho quitato il 2. Ma lo sai che io ho, per dire... Stessa identica solfa si ripete per, indovinate un po', Zelda, Tears of the Kingdom. Lo stavo aspettando da una vita, lo prendo in mano, mi faccio due palle così. Due coglioni tanti. Bene, il mio cane da pastore tedesco è diventato un Carlino. Cioè, Dino, ma hai mai giocato Soft Air? È molto essenziale rispondere a questa domanda, dato che l'hai scritta 7 volte, quindi ti risponderò sì. La maledizione del sequel, ragazzi, non cioè, è lo stesso gioco, anche lì
con le, addirittura Zelda per me è anche peggio, perché parliamo dello stesso identico gioco, con le stesse identiche meccaniche, con la stessa identica storia, con gli stessi identici livelli, con gli stessi identici personaggi, con gli stessi identiche meccaniche, quindi troviamo i santuari, i cazzi e mazzi, con l'aggiunta di un livello sopra e di un livello sotto. Basta. 60 euro. No, non ti sto insultando, Zelda, perché il primo Breath of the Wild è un capolavoro. Cioè, ragazzi, bisogna anche essere un po' oggettivi. Non è che se una roba è bella, allora deve essere priva di critiche e non deve essere criticata per quello che effettivamente... Cioè, qualche problemino ce l'ha. Non è un gioco perfetto, capisci? Ha dei problemi, questo Zelda Tears of the Kingdom. Non parlo di Breath of the Wild. Breath of the Wild non ha problemi. È un gioco perfetto. È un 10 su 10, è uno dei migliori giochi che abbiamo mai giocato. Tears of the Kingdom è la stessa roba, ma scialacquata. Quindi, secondo me è troppo. Non è che è troppo simile, Andrea, è identico, cazzo. Pure la storia è la stessa. Anche concettualmente, i quattro boss sugli angoli della mappa, al centro, la... basta. Basta, e ora uno mi può dire, ma sono 30 anni che Zelda è così. Ma per carità, però non è che siccome 30 anni che Zelda è così, allora dobbiamo fare per 30 anni la stessa roba, francamente. Cioè, evolviamoci, mi hai già messo il concetto dell'open world, che è una cosa figa, tra l'altro castrato tantissimo da sta cazzo di Switch, che figa, è veramente un mattone di plastica che non riesce, poveraccia, non riesce più, quindi anche lì muovetevi voi di Nintendo a fare un'altra cazzo di console, perché non si può andare avanti a 16 fps su Zelda Tears of the Kingdom, perché è una vergogna, veramente una vergogna giocare così, considerati i milioni che pigliate, cazzo. Detto ciò, quattro soliti punti sulla mappa, al centro la boss fight, vai a fare i quattro punti, poi vai al centro, oppure se vuoi vai dritto al centro e crepi come un idiota. Dopo un po', che palle, cioè, ragazzi. Non parliamo dei Pokémon, per carità, però lì non sono un esperto, perché mi ha sempre fatto un po' cacare, quindi... fps sul telefono, ma io so che tra l'altro la versione craccata del gioco va a 60 fps, cioè fa ridere sta roba, cioè Tears of the Kingdom craccato gira meglio. Ho la Switch e non gioco a Zelda. Beh, recupera sicuramente di qualche... Zelda è proprio un'esperienza che da videogiocatore deve essere fatta, perché ti fa capire quello che cosa vuol dire videogioco. Quindi non lo dico perché non è che lo dico per fare l'intellettualoide o per tirarmela, ragazzi, no, è perché è oggettivamente, soprattutto Breath of the Wild, l'unione perfetta di diversi generi amalgamata alla perfezione e che ti dà un piacere, perché ogni singolo istante è composto da minigiochi, cioè tutto è un minigioco che compone il gameplay totale. Palworld è un capolavoro, Marcel, non puoi dire ciò, non puoi dire quello che hai detto. È peggio di tutti gli Zelda, in modo di copia? Eh? Sì. Skyward Sword HD è bello come Zelda, però il problema sono i sistemi di comando, il modo di movimento. Son of the Forest dovevamo farlo, però mi sa che lo facciamo settimana prossima. Se mi sono appassionato a God of War Ragnarok, grande bestiaccia, incredibile, bello sto messaggio eliminato, Andrea, è un geroglifico, ma a me esce solo la parte 1 di Father's Day. Ma scusami, ma se l'abbiamo portato in là, Andrea, ma ci sono tutte e due i Father's Day, no? L'abbiamo finito Father's Day, o sbaglio? Sì, sono stanchino, ragazzi. Zelda su Nintendo 64 era bellissimo. Yes, finito, a posto. Palworld avrà un maxi aggiornamento breve, bene. Allora, io Palworld è un'altra roba, però ripeto, non sono un esperto in Pokémon, quindi non so che cosa dirvi. Se volete, il maestro ha fatto proprio un video dedicato sui Pokémon, su quello che è Palworld, su quello che vuole dire, quello che vuole essere, perché lui lo sa, no? L'ha fatto lui il gioco.
Com'è andato il tuo primo game di Softair? È andato così. Prima ancora di andarci, avevo un amico. Avevo, non perché sia morto, adesso ti spiego. Che aveva una pistola. Avevo una pistola Softair, adesso non mi ricordo che tipo di modello fosse. Eravamo in giardino, il mio cane scende. Questo cretino si diverte a sparare al mio cane, quindi io gli rubo la pistola dandogli un ceffone e gli sparo in mezzo alla fronte. Lui piange e quindi non siamo più andati a fare Softair. Sono io, Palward, perfetto. Quindi questa è stata la mia esperienza. Conosci Silent of the Sleep? Non è per niente male. Ah, però. Come mai quella cicatrice sul braccio? Perché mi hanno sparato. Un proiettile di striscio mi ha colpito. Abyss Odyssey, certo che ci ho giocato. C'ho la collector là sopra, tra l'altro, di quello nuovo. Conosci Devour? È un horror bellissimo. Sì, lo conosco Devour, l'abbiamo portato, che? L'abbiamo giocato. Giochi a Ninaro. Nina, nin, nin, niro, niro, non ce la faccio. Il mio sport preferito? Pisciare sulla neve. Dino, mio padre si vuole fare la barba come la tua, consigli? E farsela crescere. È incredibile, ragazzi. Internet ormai è diventato un mondo dove la gente deve sperperare conoscenza. Però in realtà le risposte sono molto semplici. Vuoi i muscoli? Vai in palestra. Vuoi farti crescere la barba? Basta farsela crescere. Vuoi dimagrire? Fai una dieta. Cioè, è incredibile come serva veramente che ognuno debba dire la sua perché, cioè, capisci? Giocheresti a Katana Zero? Dino, qual è il tuo lavoro? Lavare i panni. Cosa ne pensi di Destiny? È un bel indumento. È la versione femminile di Aoni. È un bel gioco, dovresti giocarlo. Aoni, ma aspetta, ma io ho giocato a Ori? Possibile? No. O forse Aoni. È un gioco fatto con RPG Maker Horror giapponese? Chi lo sa? Vorrei il P più grande che devo fare. Python, se vuoi il pisello più grande, la soluzione migliore è tirarlo. Lo afferri e lo tiri. È fisica. Essendo un tessuto spugnoso, questo si allungherà. Dino, che lavoro fai? Allungo piselli. Fai un tour del tuo studio? Ok. Inizia lì. Finisce qui. Buonanotte, Dino. Buonanotte, bestiaccia. Ciao, ciao, ciao. È una scrivania il mio studio, ragazzi, contro il muro. È questo pezzo qua. Questo è il mio studio. Bello? Mi fa piacere, grazie. Porterai mai la Faith? No, lunedì? No, lunedì. Vabbè, settimana prossima iniziamo un gioco che si chiama Lazaret. Che è un gioco horror molto carino, da quello che ho visto qua e là. Però settimana prossima dovrebbe anche arrivare Dragon's Dogma 2. Vorremmo farci il Day One. Sapete che lo odio questo gioco a prescindere perché hanno tolto la cooperativa. Cioè non c'è la cooperativa. Ma fine, non è che c'è molto altro da aggiungere. Porterei mai un cappello? Certo che l'ho portato, che ho tre, ma stai scherzando. È per via dei capelli che sono conciato così. Qual è stato il momento più imbarazzante, se puoi dirlo? Ve l'avevo già raccontato in live tempo fa. È il motivo per cui apro l'acqua ogni volta che vado a cagare. Porterai mai una porta? Questa è la domanda. Ottimo, perfetto, mi fa piacere. Porta il 2 di How Honey. Ah, c'è il 2 di How Honey? Ma volete il 2? Decidetevi cosa volete, l'1 o il 2? Io non sto capendo un cazzo. Quando andate ad esplorare quel coso abbandonato? Allora, ragazzi, teoricamente ci stiamo avvicinando. Arrivati ai 1000, dato per una questione organizzativa, appunto, come vi dicevo. Lo facciamo. Non dovessimo arrivarci.
io lo farò comunque. Poi Andrea non lo so, perché lo voglio fare, però ecco, diciamo che c'è il coso abbandonato al cinema. Il coso abbandonato, non posso dirvi niente del posto perché non sono autorizzato a dirlo. Non sto scherzando, cioè sembra una frase incredibile, non sono autorizzato a dirlo. Quindi appena saprò di più, saprò che cosa posso divulgare di questo luogo misterioso, allora se posso divulgare, divulgheremo. Quello che posso fare è mostrarvi il posto, quindi andremo insieme, io, il maestro e Daxin, all'esplorazione, almeno così mi ha detto Daxin, poi se si vuole tirare indietro, ok, all'esplorazione di questo luogo misterioso con telecamere appresso e la regia del nostro Daxin. Stavamo pensando di fare una cosa figa, adesso vi spiego concettualmente. Allora, sul telefono c'è la possibilità di controllare OBS, e controllando OBS vuol dire la possibilità anche di scegliere le diverse scene. Quello che volevo fare io era piazzare una telecamera in testa a me e una telecamera in testa ad Andrea per fare questo effetto, no, POV, e Daxin si divertiva dietro le quinte, non solo guardava noi, ci faceva ogni tanto il video, ma si divertiva cambiando scena a fare un po' la regia, no? A riprendere prima il punto di vista di Andrea, poi il punto di vista mio, e fare queste sorte di inquadrature un po' così altalenanti, e magari renderle interattive con la chat, magari attraverso una votazione potevate scegliere che cosa guardare, se guardare me o se guardare Andrea in quel momento lì specifico, con la consapevolezza che se volete guardare il maestro io mi offendo, poi fate quel cazzo che volete. E sostanzialmente questo è, quindi l'idea sarebbe di fare una sorta di esperienza del genere, però ecco, poi parliamo anche appunto di un luogo. Chi è? Chi cazzo è stato? Non lo saprò mai perché ho chiuso gli occhi. Cos'è stato? Chi è stato? Non ho visto. Chi è stato? Ma cos'era? Non lo so. Qualcuno ha donato dei soldi. Però non me lo sta dicendo. Porca vacca. Perfetto. Non mi sta dicendo un cazzo BS. Chi è stato? Grazie. Grazie comunque. The Legon? No, He Legon. Hilegon, grazie bestiassa, scusami ma qua non va un cazzo. Aerobrain, mica, sono saltato dalla sedia. Ma ci farete la live? Sì, sarà una live, poi verrà ricaricata anche su YouTube, solita manfrina. Bestiacce, dai, ascoltate, vado che io ho un'emicrania da bacio. Ci vediamo direttamente lunedì alle 21.30 con l'Horror Night. Martedì avremo poi probabilmente una serata, una giocata al nostro Helldivers. Mercoledì ancora horror, giovedì, lo sapete, venerdì horror di nuovo. Quindi tre Horror Night, nel mezzo Dragon's Dogma, poi comunque bene o male tutte le cose usciranno, tutta la programmazione uscirà ovviamente sui social, così lo sapete. Andate su Instagram, mentre voi sub avete Telegram, andate su Telegram che potete vedere dei video esclusivi sul progetto e magari se mi danno l'ok vi racconto un po' di più sulla nostra esplorazione notturna, eh? Che dite? Che non sarebbe male. Bestiacce, fate bravi e fate buoni, io vi ringrazio, grazie per tutto, grazie per esservi spaventati con me, vi voglio bene, finalmente Minecraft insieme e basta, ciao. Aspetta che faccio l'effetto sfumato.